siamo al Centro Life Bioderzo. Oggi parliamo della vita sessuale e di come possiamo viverla serenamente e consapevolmente. Approfondiamo l'argomento delle malattie sessualmente trasmissibili con il dottor Hermes Miotto, specialista in ginecologia e ostetricia. Le infezioni trasmesse sessualmente sono tante e bisogna sapersi proteggere, ma soprattutto bisogna conoscerle. Quali sono? Allora, le infezioni che riguardano l'apparato genitale in genere, inizialmente accreditate come malattie venere, proprio per l'importanza che avevano a suo tempo dal punto di vista della loro trasmissione, non sono moltissime, ma possono creare dei danni molto importanti per quanto riguarda sia il futuro della donna e sia anche il presente. In che senso? Che l'infezione può dare una problematica seria dal punto di vista di febbre, dal punto di vista del dolore, e queste possono portare a delle alterazioni all'interno della pelvi tali da determinare poi successivamente ad esempio lo stato di sterilità o la presenza di aderenze importanti che non permettono una vita normale nel futuro. Tra queste dobbiamo distinguere le malattie che sono di tipo virale e quelle di tipo batterico. Allora, le malattie di tipo virale più importanti sono ad esempio l'herpes simplex, ad esempio la formazione di queste vescicole sulla vulva che determina poi una qualità di vita estremamente negativa, oppure quella più famosa che è sicuramente l'infezione da papilloma virus, che può determinare con una probabilità bassa, ma può determinare situazioni di estrema gravità fino ad arrivare a trasformarsi in tumore. Per queste esiste la possibilità di una prevenzione che è data in particolare dai vaccini sia per quanto riguarda l'herpes zoster sia per quanto riguarda la vaccinazione per il virus dell'HPV. Anche perché è un po' cambiato nel corso della storia, negli ultimi anni, i picchi per quanto riguarda le infezioni da HPV. Esatto, in particolare l'HPV, che è una malattia spesso non ben conosciuta, ha un suo andamento storico completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Un tempo, quindi parlo di 20 anni fa, il picco veniva raggiunto attorno ai 20-25 anni, per poi decrescere progressivamente, mentre con la modificazione delle caratteristiche della società, il picco adesso, c'è un secondo picco che nasce e nasce attorno ai 45-50 anni. Quindi l'esecuzione delle forme di prevenzione che riguardano sia la vaccinazione ma anche la possibilità di una diagnosi precoce eseguita tramite PAP test prende ulteriormente vigore in questo periodo. Le infezioni batteriche? Per quanto riguarda le infezioni batteriche, invece, tipica era la gonorrea una volta, che per un po' poi è andata calando, ma adesso sta riprendendo di nuovo piede. L'altra infezione estremamente importante per quanto riguarda l'apparato genitale femminile è la clamidia. Le infezioni da clamidia che sono in genere subdole, non danno grandissimi dolori, se non un dolore sordo che perdura nel tempo. Le infezioni da clamidia però possono provocare sterilità. E siccome le infezioni vengono trasmesse per via sessuale e spesso queste infezioni capitano nelle giovani, il problema è che in questa maniera possono compromettere la loro capacità di procreazione nel tempo. Possono esserci anche dei risvolti peggiori, oltre al fatto di non poter avere figli? Possono esserci dei risvolti peggiori e della qualità di vita che è estremamente compromessa, come dicevo prima, perché la formazione di aderenze può portare in qualche maniera anche a una situazione proprio di difficoltà nel rapporto, quindi dolori nel corso del rapporto e dolori pelvici cronici che in qualche maniera danno una qualità di vita estremamente negativa. C'è anche l'HIV. C'è anche l'HIV. Il problema dell'HIV è che è una malattia che ha preso molto piede dal punto di vista della diffusione della conoscenza.
ma che fortunatamente per quanto riguarda la sua diffusione in genere, oggigiorno, proprio per il battage pubblicitario e per l'insieme delle, diciamo così, delle notizie che sono state date, si è un po' limitata nella sua diffusione. Oggi assistiamo però a un ritorno, perché i problemi della immigrazione e quindi delle nuove popolazioni fanno modo che questa malattia ritorni un po' in vigore. Ma fortunatamente rispetto agli anni passati, l'HIV è in qualche maniera curabile e la qualità di vita che queste povere persone hanno è sicuramente molto migliore rispetto a quella degli anni passati. Ringraziamo il dottor Hermes Miotto, specialista in ginecologia e ostetricia. Io vi do appuntamento alla prossima, sempre qui al Centro Life.